Vicepresidente Rosato, allora avete approvato la delibera FICO sul ricalcolo dei vitalizi, com'è andata la discussione? È stata una discussione determinata da tanti fattori, però arriviamo al dunque. Noi abbiamo votato a favore perché l'obiettivo è giusto, cioè quello di mettere sullo stesso piano i lavoratori e i deputati. Lo abbiamo fatto nel 2011 con l'abolizione dei vitalizi, lo abbiamo fatto nella passata legislatura provando a fare un'operazione di ricalcolo con legge, lo abbiamo fatto in questa legislatura con una delibera dell'Ufficio di Presidenza che è, ahimè, molto fragile dal punto di vista costituzionale, anche perché lo approva un solo del ramo del Parlamento, però porta a quell'obiettivo, cioè portare maggiore giustizia tra chi ha ricevuto e riceve una pensione frutto dei suoi contributi e chi la riceveva invece ingigantita frutto di un vitalizio. Avete accettato soltanto una modifica che è quella per gli ex deputati che hanno dei problemi di salute che non sono autosufficienti. Sì, una proposta che abbiamo fatto noi e che è stata accolta da tutti all'unanimità, che tendeva proprio a occuparsi dei casi particolari che hanno evidentemente valutazioni su cui ci sono valutazioni sanitarie, comunque ci occuperà l'Ufficio di Presidenza di prenderne atto e di determinare qualcosa. Una vittoria del buonsenso o del Movimento 5 Stelle? Questa è una vittoria del buonsenso, di cui i 5 Stelle ne hanno fatto la battaglia. Infatti, temo che ne hanno fatto talmente la battaglia che privi di questi si trovano in difficoltà. E quindi la delibera l'hanno fatto talmente fragile che ci sarà un giudice che ricorderà che la Costituzione, insomma, prevedeva alcuni principi che forse era opportuno rispettare. Vedremo, un principio giusto articolato e declinato in maniera un po' superficiale. Sarà rispettata l'autodichia? Oppure vedremo questa vicenda arrivare ai tribunali amministrativi che se l'accetteranno, diciamo, tangeranno in qualche modo il principio dell'interna corporis? Mi sembra impossibile che non ci sia nessuno che intervenga su questo. Grazie, grazie, Ettore Rosato.